Ciao a tutti e benvenuti sul canale Hobby e Testi, io sono Carmelo. Come avete visto dalla miniatura, oggi vi faccio vedere come ho fatto questa slitta per rifilare tavole col mio nuovo banco Sega, quello della Einel, modello a batteria. Se vi siete perso il video andate a vedere, ve lo lascio in descrizione. Una slitta, come vedete, molto semplice, molto spartana. Un piano in trugiolare nobilitato. La guida da 300 mm, finalmente in questo banco Sega possiamo mettere delle guide veramente serie, per renderlo ancora più preciso. E una battuta laterale, ricavata da un listello di abete, e due manopoline. E queste sono le manopoline degli sportelli della mia vecchia Sega Nastro della Parkside. Si è rotta e quindi ho deciso di recuperare un po' di materiale perché non si poteva aggiustare. E gli immancabili morsetti al ginocchio per bloccare il pezzo. Per fermare la battuta ho messo degli inserti M6, non so se si vedono, eccoli qua. Ho scelto di mettere gli inserti M6, anzi, è stata una scelta obbligata, non è che ho scelto, perché mi si è rotto il rifilatore e quindi non ho la possibilità di fare le scanalature. Ma appena lo aggiusto, se si può aggiustare, o ne prenderò un altro, farò le scanalature. Ma intanto ho fatto questi buchi, questi qua per gli inserti, a misura di quello che devo andare a rifilare. Come vedete, la slitta non è molto grande, è circa 45 cm. L'ho fatta così piccola perché a me serve, diciamo, per andare a rifilare tavole di non più 50-60 cm di lunghezza. Poi, se in futuro dovrei andare a rifilare qualcosa di più grande, la modifico, la rifaccio, tanto il principio è sempre quello: piano, un piano, diciamo, un bello liscio, e una battuta laterale, un morsetto al ginocchio e qualcosa per bloccare la battuta, diciamo, parallela con la battuta laterale. Quindi, e sotto, se ho la guida, un listello, diciamo, per le T-Track del banco Sega. Quindi una cosa molto semplice e spartana, non sarà forse bella, però è pratica. Prima di lasciarvi al video, vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un like se il video vi piace e di cliccare sulla campanellina per non perdere sempre sui nuovi video che farò. Andate a vedere anche i miei social, iscrivetevi ai miei social dove pubblicherò anteprima quello che faccio e date anche un'occhiata al mio sito dove ci sono dei codici sconto di Banggood e di altri siti che pubblico appena mi arriva qualche codice sconto, appunto. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!